Per Marco, come anche per gli altri evangelisti, non è necessario che l'impuro per incontrare il Signore deve purificarsi, ma incontrare Gesù in qualunque situazione ci si trovi è quello che ti purifica. L'accoglienza del Signore ci rende puri. Non dobbiamo prima purificarci per accostarci, renderci degni del Signore, perché in fondo nessuno di noi potrà esserlo. Allora, mentre per la religione ebraica chi è impuro rende impuro l'ambiente e tutte le persone che lo circondano, Gesù, che è puro, trasmette invece la sua purezza, la sua libertà a tutti i coinvitati. Ed ecco che in questo caso, come spesso nei Vangeli, nei momenti più critici, nei momenti in cui l'insegnamento di Gesù va a toccare la libertà delle persone, spuntano i farisei, questo gruppo di laici che dettavano le norme di condotta della società. I farisei pare che stiano lì sempre in agguato. I farisei sono preoccupati che quel pranzo si stia trasformando in un covo di impurità, in un focolaio di infezione. Invece Gesù e i suoi discepoli sembrano non preoccuparsi affatto di diventare impuri. Mangiano tranquillamente con i peccatori. Allora questi farisei non vanno da Gesù, non osano affrontarlo direttamente, e si rivolgono ai discepoli, ad insinuare in loro il dubbio, come a dire: ma come fate a seguire un maestro di questa fatta che è impuro? Se il vostro maestro è impuro, vi renderà impuri. Udito questo, scrive Marco, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Allora Gesù, che è manifestazione visibile dell'amore di Dio, non si concede come un premio per la buona condotta di qualcuno, per la buona condotta di quelli che lui definisce i sani, ma si offre come forza vitale per i malati. Cioè Gesù, anche l'Eucarestia, così come noi la intendiamo, non è il premio per una buona condotta, ma è la forza necessaria per averla. Vedete, Gesù non è che neghi il peccato, ma lo definisce semplicemente come una malattia che bisogna curare, una malattia che impedisce all'uomo di essere pieno, di essere pienamente realizzato, di essere completo, di essere integro. L'Evangelista insiste su questo punto, insiste sull'atteggiamento tipico della religione del tempo, della religione giudaica, che è un gatto che si morde la coda. Poiché uno, per qualche ragione, o perché ha peccato lui, o perché hanno peccato i suoi genitori, o perché è malato, quindi ha peccato, poiché uno si trova in questa situazione, non è degno di accostarsi a Dio, quindi non potrà mai essere riabilitato. Gesù spiega invece che l'ammalato è quello che più degli altri ha bisogno del medico.
Non sono venuto a chiamare i giusti, dice Gesù. Sono venuto a chiamare con me, vicino a me, alla mia presenza, i peccatori. E quando Gesù utilizza questo termine, i giusti, noi troviamo la definizione esatta di quello che questo termine significa quando Luca descrive Zaccaria ed Elisabetta, dei quali dice che erano giusti davanti a Dio perché osservavano irreprensibili tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Quindi essere giusto significa osservare la legge, osservare i molteplici precetti che i giudei avevano estrapolato dalla legge, un numero sterminato, almeno 613, da osservare ogni giorno. Gesù dice: io non so che farmene di questi che si ritengono giusti per l'osservanza esteriore di norme esterne a loro stessi. Io sono venuto a chiamare i peccatori. Se il bicchiere è troppo pieno di sé, non potrà mai essere riempito da nient'altro.